Mi vede fa o... Allora, siamo qui a Ponte di Nona con dei cittadini che ci vogliono un po' spiegare qual è la situazione del verde pubblico qui in questo quartiere e quali sono i loro progetti per queste aree che, come vedete alle nostre spalle, sono completamente abbandonate dal comune di Roma. Marco. Salve, piacere, ciao a tutti. E il nostro progetto, io ho convocato i ragazzi oggi per una richiesta che rientrerebbe poi nell'interesse di tutti quanti, ed è quella di creare un'area cani in questo parco. Crearla per un semplice motivo, evidentemente, il fatto che ci sia questo parco attrezzato per le persone, dove siamo comunque costretti, fra virgolette, a incontrarci con loro, noi proprietari di cani, e incontrarci e forse anche scontrarci tante volte. Quindi creare un'area cani credo che sia dovuto sia per loro che per noi, e per far stare tranquilli anche i nostri animali. E per poter fare questo ho chiesto direttamente al servizio giardini la possibilità di ottenere una parte di questo parco e predisporla per un'area cani. La possibilità c'è, dobbiamo però riunirci tutti quanti, dobbiamo essere tutti uniti con la volontà di fare questo progetto. Significa questo che dobbiamo chiedere al comune l'adozione di questo terreno. Il termine è adozione, il termine vero e proprio. Adozione significa creare un'associazione di persone disposte a fare questo discorso e dopodiché tirare fuori dei soldi, recintare quella zona, chiuderla con un cancello, e gli associati avrebbero a disposizione quest'area per poter portare i cani. Ci può descrivere attualmente la situazione, com'è, diciamo, questo parco? E allo stato attuale, com'è messo questo anche parco? Questa parte che noi vediamo alle nostre spalle, dove ci sono attrezzi per bambini, più che per bambini, panchine, tutto quanto, e cosa... Ecco, come si è arrivati alla situazione di oggi, in cui vediamo l'erba alta un metro e mezzo, insomma. Questo è un parco attrezzato dal Comune di Roma. Il Comune di Roma quindi avrebbe dovuto fare manutenzione su questo parco. Purtroppo quello che vedete è l'erba alta e quello che vedete è il parco vuoto di sabato mattina, ed è brutto vedere una cosa del genere dopo che sono stati spesi molti soldi, oltre 100.000 euro per creare quello che abbiamo qui davanti. Ci si augura che il comune intervenga al più presto e che con una squadra arrivi a tagliare l'erba in questo posto e anche dall'altra parte, dove spetterebbe a loro farlo e dove potrebbe iniziare ad essere pericoloso non tagliarla, cioè far crescere l'erba e farla seccare a luglio, che fanno 40 gradi, a ridosso dei palazzi può essere molto pericoloso. Quindi restituire quest'area ai cittadini, perché ne hanno praticamente bisogno, perché questo è praticamente l'unico parco del quartiere, insieme a quello dell'altra parte. Sì, esatto, insieme a quello dell'altra parte. È un'area molto importante perché secondo me coprirebbe quello che è oggi il numero degli abitanti, diciamo, del quartiere. Fa bisogno di verde del quartiere. Sì. Sì, riuscirebbe a dare spazio a tutti quanti, un'area ricreativa che si presta veramente a tante cose. Perché tutta l'area, mi dicevi, sono più o meno... Beh, non abbiamo misurata realmente, però io penso intorno ai 4 ettari. Più o meno. Quindi ecco, più o meno. Sarebbe un bel polmone per il quartiere. Sì, lo è. Quindi lasciarlo andare così è veramente... Perché ecco, poi laggiù è ancora più alta... Lì è proprio... Laggiù tra l'altro è tutta ortica, quindi... È altezza d'uomo. È un bel problema adesso intervenire. C'è molto lavoro da fare. Noi siamo disposti, per quanto riguarda sia l'area cani, certo, che il resto, a metterci le mani, ci mancherebbe. Possiamo. Però serve il supporto delle istituzioni, non è che i cittadini possono, sì, purtroppo, insomma, sì, abbiamo bisogno sopperire di ogni volta le mancanze della... Abbiamo visto prima, che facendo una passeggiata, che comunque già sono stati spesi dei soldi per delle attrezzature sportive, sì, però ovviamente con queste condizioni sono abbandonate a se stesse. Sono abbandonate a se stesse, qui vengono, ripeto, anche i bambini, giustamente può capitare che succeda questo, magari delle scritte sui tavoli. Quello di cui ci preoccupiamo noi è che dalle scritte ai tavoli poi si arrivi qualcosa, anche a qualcosa di più, cioè a smontarli, a romperli, e poi abbiamo... finisce tutto in un nulla di fatto. Cerchiamo di non arrivare a questo. E anche poi ci raccontavi della pista ciclabile che dovrebbe attraversare questo,
Sì, la pista ciclabile era in programma sin dall'inizio del piano di zona. Proprio di dieci anni fa. Ed era una pista ciclabile che doveva partire dall'altra parte del parco, quasi all'inizio di via Prenestina, diciamo. Ok, perché sì, lì la rotatoria, la rotatoria, fino ad arrivare alla Collatina, al ridosso della Collatina. Quindi tagliare in due il quartiere e collegarlo. Collegarlo creando quest'area verde. Che poi tutti gli abitanti di Pontenona, chiunque volesse, può andare sul sito del consorzio di Pontenona e vedrà il piano di zona come era previsto e come non è stato. E invece ci ritroviamo. E come non è stato. Abbiamo visto purtroppo, sempre parlando di abbandono, un principio di discarica qui vicino. Sì, un rischio altissimo di... Il rischio c'è e dobbiamo stare attenti anche noi che tutti i giorni frequentiamo questo parco ad evitare qualcosa del genere, quindi incidenti. Chi può tante volte prende punta, questo lo si fa, io l'ho fatto, quindi si fa, però ripeto, sentirsi abbandonati dalle istituzioni mi dispiace, peccato, ne abbiamo bisogno, perché poi alla fine le istituzioni siamo noi. Infatti.